e possiamo lavorare insieme a tutta la comunità internazionale per imporre lo stile dell'Italia nella politica estera, che non è stare con una squadra o con l'altra. L'Italia in questo momento, nella trilaterale con Russia e Turchia, nell'avere questi rapporti, aver intensificato i rapporti con i paesi dell'Africa del Nord e con aver fatto da pungolo all'Unione Europea per organizzare la missione in Libia e portare avanti il dialogo con le parti, oggi siede in tutti i consessi ed è considerato in tutti i consessi dove si prenderanno decisioni per la complessa situazione libica. Ma lo stesso sforzo diplomatico della Turchia e della Russia, che accogliamo perché i loro ministri hanno garantito che era in funzione sempre di favorire la conferenza di Berlino, lo sforzo diplomatico non andato in porto della Turchia e della Russia, dimostra quanto complessa sia questa vicenda, quanto complesso sia questo conflitto, quanto complessa sia la Libia, la situazione libica, e soprattutto dimostra che nessun paese può pensare di risolvere questo problema da solo. I paesi che risolvono i problemi da soli di un conflitto così complesso probabilmente si vedono solo nei film. Grazie. Passiamo agli interventi dei rappresentanti dei gruppi. Chiesto di intervenire il deputato Cabras, ne ha facoltà, prego.